Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un vigilante, durante il suo turno di lavoro in una scuola in Argentina, riprende in video alcuni oggetti che vengono spostati da una forza invisibile, tra cui banchi e sedie. Ciò porterà il vigilante a darsela a gambe e a fuggire via da quel posto il più velocemente possibile. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Vamos, un tocco, quello, dale. ¿Qué onda, boludo? Hace un frío acá afuera. Sí, boludo, hace un refrío. Pero acá parece que hace más frío, porque dice cuando hace frío que es por algo, digamos. ¿Dónde escuchaste, boludo? Acá hay ruido en toda la escuela. Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, boludo? ¿No escuchás? No escucha nada, boludo. Ah, pensé que... Ah, hay como una cortina ahí. Sí. ¿Dónde escuchaste, boludo? Sí, boludo, para mí que por allá. O ahí, no sé. Mira bien. ¿Dónde, boludo? Por acá era. ¡No, boludo! ¿Viste eso, boludo? ¿Viste eso? ¡Ah, boludo! ¡Aguantá, boludo! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¡No, boludo! ¿Viste eso, boludo? ¿Viste eso? ¡Ah, boludo! ¡Aguantá, boludo! ¡Aguantá! ¡Aguantá! Questa foto è stata scattata in una vecchia chiesa abbandonata. La foto mostra una finestra della chiesa con una strana figura affacciata. Alcune voci parlano di alcuni strani riti che sarebbero stati praticati in questo luogo. E il risultato di questi riti non può essere altro che l'infestazione demoniaca di quel posto. Questa foto è stata scattata in una scuola abbandonata in Messico. Qui si può notare l'ingresso della scuola e al suo interno sembra esserci una strana figura completamente nera, in piedi in un angolo, come se aspettasse qualcosa o qualcuno. Un giovane ragazzo decide di entrare in una scuola infestata da uno spirito maligno. Durante la sua perlustrazione entra in un'aula. Entrato nell'aula, alcune sedie vengono spostate da una forza invisibile. Ciò che riprende è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Se metti un ratero. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. Son las 2:10. A la chingada. No mames. Qué verga. Alcune apparizioni di una bambina fantasma portano un infermiere in un ospedale a scattare questa foto. Ciò che rimane impresso sulla foto è davvero inquietante. Comunque, andiamo a guardare più da vicino questa fotografia. Il prossimo video è stato ripreso da una famiglia
che sentendo dei rumori provenienti dalla soffitta della propria casa, decidono di controllare la soffitta per capire cosa potrebbe essere a causare quei rumori. Ciò che viene filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Scusa, hágale, però hágale suavecito. Perdoni, le ruego. Hágale. Hágale. Questa foto che vi sto mostrando è una foto che ho scattato io ad un albero. Un ramo di quest'albero, durante una forte pioggia, si è spezzato, cadendo e uccidendo una persona. Io sono passato lì per caso e ho scattato questa foto. Osservando bene la foto, ho notato che sul tronco di quest'albero sembra esserci un viso. Non so se lo notate anche voi. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!